Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo a giocare McCree con la skin di Overwatch 2 ovviamente. L'avevo provato ogni tanto su Overwatch 1 ma mi devo rinfrescare la memoria leggendo le sue abilità. Quindi andiamo, no non voglio cambiare eroe. Andiamo e leggiamo le sue abilità. Colpo sinistro, spara colpi precisi e potenti. Colpo destro, spara l'impazzata e colpi rimasti. Ultra, scarica di piombo, un vero e proprio duello, premi Q per agganciare e poi Q o tasto sinistro per fare fuoco. Questo la conosciamo molto bene, no? Mezzogiorno di fuoco. Capriola tattica, permette di rotolare nella direzione verso cui ti muovi, ricaricando l'arma. Perfetto. E granata magnetica, lancia una granata a corto raggio su nemici vicini che infligge danni aggiuntivi se si attacca ad essi. Ok. Ok. Sbaglio, la granata è leggermente cambiata rispetto ad Overwatch 1. Se non ricordo male, stordiva la granata di Overwatch 1. Ma non era adesiva. Vabbè, ok. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Magari commentate facendomi sapere cosa ne pensate di McCree come personaggio, se vi piace, se è tra i vostri main. Oppure datemi consigli su come usarlo al meglio, perché io non l'ho mai usato davvero tanto lui. Anzi. Buonanotte qui a fare headshot. Riportati S1 alla barricata. Buono. Non ho colpito nessuno, raga, che schifo. Ne ho fatto la prima kill però. Ho fatto la prima kill. Ecco, vedete da questo video che a mirare sono davvero scarso. Infatti il mio stile di gioco preferito di Overwatch 2 è il tank, dove solitamente non devi mirare, ma è tutta una questione di positioning e di strategia. Il danno è più una questione proprio di mira, cioè stai dietro e cerca di fare più danno possibile. Questo è quello che devi fare da danno. Ah, è così corto il raggio della granata? C'è Reaper là dietro, attenti. Niente, sono morto. Faccio cagarissimo con McCree, ragazzi. Cagarissimo. L'avevo usato ogni tanto su Overwatch 1, ma non mi piaceva particolarmente come campione. Vediamo se su Overwatch 2, dopo averci ripreso un po' la mano, riesco a fare qualcosa di interessante. La capriola me lo ricordavo un po' più lunga, sinceramente. L'ho provata prima, non è molto interessante come positioning, a dire la verità. Raga, a me sembrano... Non devo tutti i headshot quelli che ho fatto, però quasi. Cioè, boh. Niente, ha fatto pochissimo danno. No, oddio, l'ha quasi shottata lei con la granata. Sinceramente però preferivo la granata stordente. Cioè, come Kree aveva più senso dal punto di vista del kit. Cioè, ti serve che i bersagli siano fermi per effettivamente mirare bene come Kree. Quindi la granata stordente aveva molto più senso. E muori come niente, tra l'altro è pochissima vita. Non penso che sia nemmeno troppo un champion da flank. Non ha particolari abilità di movimento. Non riesco ad inquadrare bene questo campione, questo eroe, questo McCree. Oh, vedete, cioè, non faccio nemmeno troppo danno, a dire la verità. Uninstall this game, Soldier, it's not for you. Ce l'ha con Soldier? Boh, io sto usando McCree. And this, please. Ah, oh, che ci posso fare? Un po' di cure qui? No, eh? Zero. Man, Soldier. Incazzati tutti con Soldier. Ah, è quello che ha preso Anzo. Ragazzi, Soldier McCree, please.
È la prima volta che uso Macri da una vita. Guarda com'è incazzato Cristallino. Vabbè, lasciamolo perdere. D'altronde in Overwatch gli eroi nuovi prima o poi li devi provare. A quello invece era molto interessante, Cristallin. Tu che stai fermo dietro di me e non mi curi. Grandissimo. Davvero un player, un esempio positivo per la community. Vabbè dai, andiamo subito in un'altra partita, sempre con McCree. Andiamo con McCree, partita trovata, vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Non ho mai chiesto. Scusate, mi stavo rispondendo ad un messaggino. E si va. Non è possibile. Si va, vediamo di riuscire a far funzionare un po' questo McCreek. A parte che, vabbè, io lo chiamo McCreek, ma è McCreek. Ma a parte quello, non sono mai riuscito ad usarlo bene nemmeno su Overwatch 1. I vostri commenti qui saranno fondamentali se volete lasciarli. Perché davvero i consigli qua servono. Non sono mai riuscito ad usare bene questo campione. E tra l'altro, con la granata stordente era pure più facile, perché tu tiravi la granata su qualcuno, lo stordivi e poi gli facevi il tasto destro così e lo tipo shottavi. Con la granata adesiva è una cosa un po' più complessa da fare. Attaccanti in arrivo. Vincono loro sulla lunga distanza, eh. Facciamoli avvicinare un po'. Bravo. E dovrei tirare giù i loro healer là dietro, eh? What? Ah, mi è arrivata una mazzata incredibile di Junker Queen, sicuro. Guarda, è arrivata là dietro, poi usa la E. Bam! Una mazzata incredibile con cui voleva colpire Kiriko e ha colpito me. E mi sono trovato lì in mezzo. Va bene. Va bene. Questa è stata totalmente sfiga. Però non sono riuscito a fare pochissimo danno qui, ragazzi. È davvero difficile col McCree. È davvero molto difficile. What? Cosa ci fa McCree qui? Oh, raga, ci sto provando, ma non è così semplice. Gli ho fatto un headshot e non ha subito danni. What? Sì, ho ucciso qualcuno, sono felice. La mia prima kill con McCree, a parte quella che ho fatto prima con... Tente 3 7 vali dietro, eh. Crepa, grazie. Buono. Oh, raga, cosa sono diventato? Pazzito? Pazzuto totale qui, eh. Oh, raga, attenzione. Buono. No, no, hai fatto bene, che scusa. No, tu non sopra... non resusciterai nessuno. E invece l'ha resuscitato. Oddio, stavo per premere Q perché mi sembrava di essere ancora Genji. E avrei fatto un macello. Figurati. Incazzatissima sta qui poi. Quando si trova un danno melee è felicissima. Ha tutte le abilità che gli permettono di guadagnare un sacco di vita e fare un bordello di danno. Allora, dovrei mettermi da qualche parte e tirare questo bel mezzogiorno di fuoco. Magari di qua. Magari di qui, che loro non se l'aspettano. Ne ho ucciso solo uno? Mi verrà un colpo di frusta. Niente, mi ha ammazzato. Ecco, la ultimate almeno uno l'ho ucciso. E sono già al 25% di ricarica. Buono. Qualche danno sto riuscendo a farlo, dai, non male. In confronto ai loro danni sto andando meglio comunque. Ai danni degli avversari. Abbiamo fatto quell'azione là che è stata davvero bella.
Cioè, ho fatto tipo 4-5 headshot alla gente e sono riuscito a buttarli giù. Arrivo, 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 arrivo. Ah, dunque c'è un metodo in questa follia. Va meglio? Dai, non muore. Ci sarà Mercy che lo cura, va, sicuro. Muori, grazie. Via. No, mi ha colpito con la granata. Però forse muoiono, grandi, morti entrambi. 7 colpi di grazia e un'uccisione solitaria. Va bene. Andiamo, andiamo, andiamo. La capriola comunque me la ricordavo più lunga. O forse non è solamente una mia impressione, non l'hanno mai accorciata. No, raga, ma lo sto davvero conquistando? Oh, ma andate sul punto, ma siete impazziti! Ma raga, ma perché non sono andati sul punto? Ma dai, ma l'avevamo quasi vinto. Niente. Non ho ben capito questa cosa. Comunque sono arrivato e sono morto, dato che il mio team era tutto da tutt'altra parte, non si sa bene per quale motivo. Era, boh, da là dietro, va bene. Vai Anzo, forza, andiamo. Andiamo, andiamo. Devo fare un mezzogiorno di fuoco. Questa è anche la mappa giusta, la mappa del Saloon. Mezzogiorno di fuoco. Lo fa lui? Ma dai! Ha fatto un mezzogiorno di fuoco incredibile, ha ammazzato 2 persone. Ok, devo andare dall'altra parte, in realtà. Oh, ti ho tirato un headshot così volante, non vorrei dire, però. Vai, andiamo su. Grazie. Fammi andare qui un secondo. Oh, dai, non è andata male. Speravo di fare di più in realtà. È che questa mi si è messa davanti. Cioè, mi hanno visto immediatamente. Non so come avevano fatto. Erano tutti girati dall'altra parte, però mi hanno visto. Boh. Come il nemico è tornato in vita? È stata Mercy. Colpa sua. Ho sbagliato a tirare la granata. Buono, via. Sono andati di qua. Grandi. Oh, perché non muore quella tipa? Perché non la colpisco più che altro? Andiamo di qui. Un attimo su, raga. Bravi. Avete tirato giù la tracer. Dove sono tutti? Ah, li abbiamo rispediti direttamente là? Va bene. Gli farei per venire un po' avanti, però, eh. Andare direttamente nel loro spawn a combattere non è il massimo. Appunto, come vi dicevo, via. Può morire gentilmente sta tipa, grazie. Buono. Ok, non penso di aver fatto nulla, però ha detto buono comunque. Morale, no? Fa morale. Alziamo un po' il morale del team. Buono. Ok, mezzogiorno di fuoco pronto. Oh, là ho fatto un headshot, bello, molto bello. Vai a morire, grazie. Buono, dai, abbiamo vinto. Eh sì, uccidimi pure ora. Sono
sono andato in serie di 7 uccisioni, comunque non male. Non sono mai riuscito a utilizzare una vera e propria bella ultimate. Oh, Sigma, interessante, vediamo com'è la sua azione migliore della partita. Un po' confusa. Ah, ma qua quando ero arrivato anch'io, giusto? No. Ma questa è comunque l'azione migliore della partita. Ha fatto due kill, nemmeno una doppia. Boh, va bene. Comunque, andiamo con l'ultima partita di McCree di questo video. Partita trovata. Andiamo di nuovo con Cassidy, che io per tutto il video ho chiamato McCree perché ero rimasto ancora al vecchio nome, ma in realtà il suo nome è vero, il suo nome nuovo, come ben sapete, è Cole Cassidy. Perché appunto c'è stato questo episodio di molestie varie, prendiamo la skin del cactus, episodio di molestie varie in Activision Blizzard, e l'impiegato da cui aveva preso il nome McCree era uno di questi che aveva molestato, insomma, quindi hanno cambiato il nome e l'hanno chiamato Cole Cassidy. Perdonatemi se per tutto il video l'ho chiamato McCree perché non mi ricordavo minimamente di questa cosa, ero rimasto appunto ai primi tempi di Overwatch 1, quindi potete immaginare da quanto tempo io non toccavo il gioco. Molto prima appunto di quella faccenda lì, e avevo ormai memorizzato il nome McCree. Però tecnicamente ora si chiama invece Cole Cassidy. In generale Cassidy. Anche tu. Ti trovo in gran forma. Allora, Reinhardt, andiamo a fare quest'ultima partita con Cassidy. E niente ragazzi, d'altronde quando uno impara un personaggio con un nome, difficilmente se lo scorda e cambia così da un punto all'altro, da un secondo all'altro il nome, difficilmente poi riesce a cambiare. Fantastica sempre la bella Mei. Rompimento di cazzo continuo. Dai! Oh, morta. E pur si gode. Buono. Il caro sta venendo avanti, sì. Non posso ancora curare. Dov'è il loro support? Eccolo là. Ah, che danni però. Dai, stavo pure rotolando. Se questo non è culo, ragazzi. Cioè, io stavo rotolando e lei mi ha preso nella rotolata, Se questo non è culo. Dai, è aimbot questa cosa qui. Cazzo è? Cioè, ha tirato esattamente dove sarei andato con la rotolata. E in più con Kiriko è difficilissimo colpire. Boh, e quella tipo mi ha colpito col 90% dei colpi. Va bene. Morti tutti? No, via. Via, dai, stavo rotolando ancora. Non serve niente sta rotolata. Ti colpiscono comunque in continuazione. Vabbè, lì mancava, cioè non doveva andarci banalmente, non c'era il team, c'era solo Reinhardt che stava cercando di resistere, ma... Ah, buono, respawnando qua. Attimo. Buono. Se riuscissi magari a colpirla sarebbe meglio, no? Però niente, zero. Ho ucciso comunque, credo, Kiriko, prima. Vabbè, lei basta far così e colpisce in continuazione, quindi GG easy. Ho ancora qualche assolo. Però dai, dovremmo riuscire ad andare un po' avanti. Spostiamo questo carico. Come è morto? È che l'ha ucciso? Il cecchino là? Grazie. Ma che t'ho colpito anch'io, eh? Qua non ho colpito una sega di nessuno. Via. Mannaggia lo scudo. E niente, la ultimate di Mei è una delle cose più dannabili che ci sia in Overwatch comunque. Incredibile quanto è sbagliata quella ultimate.
La rotolata non ha nemmeno un cooldown molto basso in realtà, eh. Io non dovrei stare qui, però. Brava, me, mettimi lo loro scudo. Aspettiamo che arrivino anche i nostri team. Bravi. Che fretta c'era, maledetta primavera? Ah, peccato. Morti tutti quelli del nostro team. Oppure non c'erano proprio. Boh, fare meno danno di McCree con Sojourn ce ne vuole, eh. Probabilmente la sta provando C'è per la tempo prima da volta. perdere. Però Sojourn l'ho provata anche nei miei video. Se vi va, Non potete c'è andarli a tempo per recuperare. giocare. Anzi, andarlo a Sbagliamo questa recuperare. C'è cosa. proprio il video su Sojourn nel mio canale. E fa dei danni altissimi. Specialmente se imparate ad usare bene la E. Sentite. Con la E è top quel campione. Il nemico si parte. Quella vi darà una lezione. Mezzogiorno di fuoco. Dai! Moira, uccidili. Via. Siamo in minoranza, allerta. Buono headshot. Buono headshot lì. Peccato per poi il tank che è venuto a uccidermi malissimo. Se 5 uccisioni ha già anche qui in loro, Mutare eh. gli Sta stivali. facendo parecchi danni, però. Io non sto andando affatto male a livello di danni. Peccato per il mezzogiorno di fuoco buttato nel cesso. Annullato? Buono. Muori, May, per favore, puoi morire. Stronza. Un Non finché ci sono io. po' di cure qui? Niente? Bel lavoro, squadra. Continuiamo. Grazie. Posso andare dall'altra parte da qua? Sì, certo. Sì. Si passa proprio da dietro. Buono. C'è un incendio. Dove c'è fumo non c'è niente arrosto. Vai. Si trasferisce tra di noi. Attenzione, attenzione, bella lì. Non sono riuscito a colpirla con la granata. Aspetta, c'è il coso davanti, non vedo niente. Mezzogiorno di fuoco. Buono. Via. Come una pena il cappello. Buono. Via, 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 via. Non posso uscire. Ho provato a spammare la rotolata per uscire. Grande junk, grande coso, volevo dire. Sembro il nonno che deve chiamare il nipote e prima dice tutti i nomi degli altri, praticamente. Voglia, grazie. Si era messa dietro lo scudo, era difficile da prendere lì. Oh, però comunque 5200 danni, niente male, eh. Vai, finiamo questa partita. Siamo vicini alla fine. Grande, Lucio, fammi andare veloce. Però un paio di quelli erano headshot per me, eh. Un paio di quelli erano headshot. Oh!
cazzo fai? Niente. Sono venuti tutti su per uccidere me. A livello di danni comunque sono tipo il top damage del team, quindi niente male. Il problema è che non so, non penso ci manchino le cure non stanno andando nemmeno malaccio. Boh, siamo comunque lì alla fine, cioè non è che stiamo perdendo malamente. Cioè siamo parità più o meno. What? Che danno è stato? Quella ti darà una lezione. Vai a morire Moira. Dai, dai. Niente. Ho usato la ultimate bene. Per fortuna non ho usato la mia ultimate in questo momento. Ah, ultimate pure di Tifa, eh. Di Mei, va bene, va bene. Continuiamo, andiamo alla ultimate pronta. Lucio, dammi la speed. Voglio il headshot quadrato, eh. Po' di danno l'ho fatto. Niente male. Oh dai raga, ce li ho ammazzati tutti. Se questa non è la play of the game, cioè se questa non è la cacchio di play of the game, li ho ammazzati tutti io. Prima ultimate, poi ho ammazzato Reinhardt e poi ho ammazzato pure tipo. No, in realtà definitivo è un corno. Via. Ah, sono morto più vero. Siamo in minoranza, allerta. Niente. Peccato, dai, ci abbiamo provato. Ho fatto un'azione lì davvero molto bella. 7700 danni. Niente male questa partita. Purtroppo qua è andata. Eravamo arrivati a tanto così da vincere, ma non ce l'abbiamo fatta. Per favore, fai che la play of the game sia la mia, perché l'ultima azione è stata molto bella. Dai, fammela rivedere. E andiamo. Play of the game con Cassidy. Guardala qua. Tac tac tac, via, morti tre persone. Tra cui quella stronzissima di una Mei. Morto pure lui. Ed infine, boom, boom, via. Ho ucciso praticamente tutti. Ho ucciso tutti nell'ultima azione. Niente male. E questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.